Bentornati sul canale e su Gran Turismo 7 per andare ad approfondire il centro patenti che ancora non avevamo visto, tra l'altro. Questo è il centro patenti. Qui acquisirà le tecniche di guida necessarie a manovrare le auto e le patenti che dimostreranno le tue competenze. Completando i test acquisirai molte tecniche di guida, non riesco a leggere perché è troppo veloce, e qui potrai mettere alla prova, vabbè. Insomma, dobbiamo allenarci per diventare dei futuri campioni. Solis, ti do il benvenuto. Istruttore, Solis è l'istruttore. È anche un pilota di Gran Turismo, Nord America. Ok, proviamo, proviamo. E io andrei subito. Allora, questa è la patente B, innanzitutto. Partenza e fermata. Ok. Rilassati. Ci provo. Ho capito. Iniziamo, iniziamo. Ferma l'auto entro l'area indicata a 400 metri di distanza. Ok. No, ho preso il bronzo. Vabbè, abbiamo preso un bronzo in questa prova, che in realtà era abbastanza semplice. E basta, no? Giusto? Sì, dovremmo essere a posto. Adesso facciamo la seconda. Ok, che è sempre partenza e fermata 2. La vendetta, praticamente. Allora, l'auto è più veloce. Devi frenare in anticipo. Ho capito. Quindi il trucco è frenare molto in anticipo, da quanto ho capito. Sì, in effetti la macchina è leggermente più veloce. Mi ho preso l'oro, ma di pochissimo, tipo 11 millesimi. Vabbè. Ho capito un po' come si fa, magari adesso riuscirei a prendere l'oro anche nella prima. Potrei farcela abbastanza, non dico tranquillamente, ma quasi, perché bene o male ho capito cosa devo fare in questo momento per frenare al meglio. Allora, andiamo a farci basi sterzata 1 e vediamo se riusciamo a fare un po' tutte oggi, cioè tutta la patente B. Vediamo cosa riusciamo a fare. Allora, vediamo questa base sterzata 1. Insomma, dobbiamo curvare. Sì, ok. Diciamo che queste patenti sono un po' come un tutorial, che può essere minimo come anche avanzato. Questa cosa è molto, molto bella. Che poi in Gran Turismo le patenti ci sono sempre state, bene o male. Ok, altro oro. Molto molto bene, altro oro. Sì, questa era molto semplice in realtà, eh. Era molto semplice. Una cosa che avrei preferito in questo caso, magari, avere una possibilità di andare avanti in un qualche modo. Nel senso che finivo questa e mi dava subito questa, appena prendevo l'oro, per dire. Per avere un passaggio un po' più velocizzato. Ok, stessa curva. Dobbiamo frenare un po' prima per svoltare al meglio. Ho capito. Perché la macchina è più veloce e così via. Quindi. No, ho sbagliato tutto. Vabbè. Vabbè. Magari. Ho sbagliato la
frenata. L'ho passato il test, ma ho sbagliato la frenata. E vabbè. Mi rifarò. Alla fine dei conti, non era impossibile. Sono io che ho sbagliato a frenare, semplicemente parlando. Questa è la terza base sterzata. E una serie di curve consecutive. Va bene. Sono pronto. Con questa macchina bellissima. Cos'è la prima Abarth questa? O sbaglio? No, vabbè, per pochissimo. Per pochissimo non sono riuscito a raggiungere la medaglia d'oro. A me queste cose mi fanno indiavolare. Vabbè, dai, andiamo avanti. Diciamo che in questo video vorrei dare un po' un'infarinatura sulle patenti, ecco. Perché, come vi dicevo, in questa serie di video volevo portarvi un po' in linea generale cos'è Gran Turismo 7. Anche perché, cioè, parliamoci chiaro, farci una serie avrebbe ben poco senso. Perché alla fine, cioè, a parte fare queste cose, cosa fai? Non è che c'è sta trama, non è che ci sia un motivo sensato per farci una serie approfondita, ecco. Comunque, altro bronzo. Sto un po' peggiorando di prestazioni perché le prove si stanno facendo sempre più complicate. Infatti, diciamo che alla fine il gioco ti fa in modo che tu ti alleni con le varie patenti, e penso che la patente più difficile sarà veramente tosta. Sarà veramente, veramente tosta. Però a telecamere spente sicuramente le vorrò fare tutte. Diciamo che io nei giochi sono molto completista. Amo essere, come dire, ecco, così, sbattere. Ah, se sbatto mi dà, non mi fa finire il tempo, cioè non mi fa finire la gara. Fantastico. Ma comunque dicevo, sono molto completista e tendo a fare tutto al 100%. Non dico il platino. Vabbè, non riesco. Non riesco, ragazzi. Non riesco veramente a frenare. Faccio una fatica assurda. È che rispetto ad altri giochi di guida, questo gioco, ha una frenata leggermente diversa. Oh, ho preso anche l'argento, seppure abbia fatto schifo. Qui ho fatto veramente schifo, cioè potevo farlo molto meglio. Poco ma sicuro. Perché me ne rendo conto di far schifo, però di base è normale. Era da bel pezzo che non giocavo a un Gran Turismo. Anche perché presi all'epoca Gran Turismo Sport, però non mi piacque. Non mi piacque e quindi lo lasciai un po', nel senso che non lo finì mai completamente. Diciamo che rispetto a questo era molto peggio, ecco. No, ho sbagliato. Me ne rendo conto. Usa i punti di riferimento per aiutarti nella frenata. Ho capito. Cazzo, non è vero. Vabbè, me li invento io i punti di riferimento. Me li invento io. Facciamo che me li invento io. Tosto, eh. Abbastanza bene. Cavolo. Per un pizzico non sono riuscito. Ah, che nervoso. Mi è mancato quel pizzico. Allora, siamo vicini all'esame finale. Ora abbiamo un altro. Ok.
la penultima, poi c'è l'esame finale. Ok, che ci proveremo, ci proveremo. Voglio farcela. In teoria qui mi sa che bisogna frenare. Potevo frenare anche un po' meno. Forse ho un po'. È qui che devo frenare tanto, mi sa. Non ho fatto un buon giro. No, per niente, per niente. Non ho fatto poi un buon giro, un buon tempo. L'ho passato, ma. Ma ho fatto un po' così, eh. Un po' così, un po' così. Vabbè, facciamoci l'esame finale della patente B. Perché c'è la B là, la internazionale B, internazionale A, super patente, quindi facciamo la B10, che è l'esame finale del gioco. Cioè del gioco, oddio, ma che sto. Ok, niente. Volevo dire della patente B. Allora, una serie di curve, aiuto, aiuto. Aiuto. Già ho paura. Mettere alla prova in pista ciò che hai imparato. Si prova. Ci si prova. Porca miseria, la macchina comunque non gira, eh. Fa una fatica. Qui ci vorrebbe un volante, secondo me, per giocare al meglio, per rendere l'esperienza di guida più simulativa. No, volevo provare a fare con la telecamera di come di base uno guiderebbe, no? Per curiosità, magari riesco a trovarmi un po' di più a mio agio? Non lo so. Voglio provare, sono curioso. Sono curioso di vedere se magari così. Non lo so se mi trovo più a mio agio. Però sai il fatto che ce l'ho fatta, quindi va bene così. Va bene così, poi sicuramente telecamere spente migliorerò. Cioè gli altri hanno fatto molto meglio, poi ci sono io 27. Vabbè, comunque, l'importante era farcela. Patente ottenuta con poca dignità, ma poco importa. Cos'è, un regalo? Da Clio 220? Un'auto in omaggio, grazie. Beh, l'auto in omaggio non si rifiuta mai. Ah, Lopez è quello della patente A. Ok, lui gareggia per la Spagna, intuibile dal cognome. Va bene. La funzione di frenata automatica, perché? Sì, senza. Sto già facendo senza. Lo sto già facendo. Carissimo, questa è la A. Ok, però prima io completerò la B. Sicuramente. Ok, tornando indietro, ora posso andare a caffè a riscattare la mia. Esatto, ho fatto quello che mi aveva richiesto il vecchio Luca. Sì, li conosco già. Va bene. Ah, gli Stati Uniti. Hai capito? Su Gran Turismo Live tu vedrai gli istruttori. Mi dà la ricompensa. Un tracciato ok, nuovo praticamente. Un altro tracciato. Nuova sfida menu ottenuta. Nuova sfida. Allora, la nuova sfida è compatte europee classiche. Ottieni tutte e tre le auto. Quindi veicoli anni 60. Buona fortuna, farò il tifo per te. Grazie, gentilissimo. Almeno qualcuno che ti fa per me, cioè, fa piacere. È già una buona cosa. Allora, a parte questo,
Ora sicuramente andremo a... dovrò andare a fare queste sfide, ma la mia domanda era... ma uno per giocare online, come deve fare? Perché stavo guardando... perché mi... anzi, più che stavo guardando, mi avevano chiesto se si poteva giocare online. E sinceramente a questo punto, crediti, ok, menu, ma per giocare online uno che deve fare? Cioè, se è possibile, questo è Gran Turismo Live, che non mi aveva detto che potevo guardare i miei istruttori. Ah, sì, sono gli eventi che uno può guardare se ne ha voglia, però io vorrei giocare online. Si può. Sì, è disponibile. Ho capito, ho capito. Se vado qui, nei circuiti mondiali, domanda. Al momento non ci sono eventi in corso. Non vorrei che l'online fosse ancora bloccato. Punto di raduno disponibile. Che è il punto di raduno? Non ho ben capito. Devo ammetterlo. Se uno volesse giocare online. Gara personalizzata. Non lo so. Ragazzi, vi giuro che mi informo. E vi faccio sapere. Perché io volevo portare anche un po' di online. Poi non so se se si sblocca strada facendo. Non ne ho idea. Non ne ho idea. Quindi per oggi è tutto. Io vi ringrazio, vi ricordo il link in descrizione per supportare il canale e ci becchiamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi!